sembrerà strano. Da Bari a Brindisi, il dolore per la scomparsa di Melissa, anche qui in Piazza del Ferrarese, oggi è una giornata del ricordo. Ancora una volta c'è chi ricorda Melissa a vostro modo. Da Brindisi, appunto, la scomparsa ha toccato anche voi. Studenti, siete qui per ricordare la sua scomparsa, per ricordare la tragica scomparsa di questa ragazza pochissimi giorni fa. Che cosa vi ha spinto a venire qua oggi a fare questo? Il fatto che non è scomparsa solo una ragazza, è scomparsa una nostra sorella in quanto siamo suoi pari, in quanto quella bomba non è esplosa solo a Brindisi, è esplosa davanti a tutte le nostre scuole in maniera sia astratta, ma anche se lei ci ha perso la vita, ma siamo stati colpiti tutti, perché è in bilico il nostro futuro, era anche prima dell'esplosione, ma era in bilico soprattutto adesso. Se una scuola non è protetta, se i ragazzi non sono protetti a scuola nel loro posto, vuol dire che c'è qualcosa che non va e noi non siamo d'accordo nel far sì che le cose vadano in questa maniera. Spesso si dice che la scuola, la conoscenza, il sapere, l'istruzione è un po' l'arma per combattere tutte le forme di ignoranza, tra le quali anche la mafia. E proprio lì forse attaccare le scuole, attaccare i ragazzi stessi è un po' il modo per andare contro quest'idea, per fare una controinformazione, potremmo dire. Per voi tornare a scuola adesso, quanto è importante essere a scuola? Tanto, perché non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere coraggio e cultura. Che cosa pensate? Secondo voi come è avvenuto? Ancora non c'è chiarezza, un regolamento, qualcosa di mafia, un attentato, qualcosa di mirato? Secondo voi cosa è successo? Non cambia molto comunque se sia stata la mafia o un pazzo. Sta di fatto che è morta una ragazza, che un'altra sta lottando tra vita e morte. Sta di fatto che una bomba è esplosa e chiunque sia l'assassino va condannato e non... Spero non come succede di solito in Italia, cioè liberato dopo qualche anno. Come hai avuto l'idea, oltre magari a un sentimento di sensibilità che hai avuto nei confronti di questa vicenda, di creare magari questo momento con degli amici semplicemente? Beh, francamente è una cosa nata spontaneamente, questa la rende ancora più straordinaria, perché io pensavo da casa mia, un'altra persona pensava da casa sua di fare questo evento e ci siamo ritrovati casualmente, ma in maniera attiva, a riunire tutte le scuole di Bari. Poi c'è chi non è venuto, chi invece sta partecipando in maniera attiva da giorni, lavorando, condividendo tramite Facebook, attirando gente, ed è una cosa straordinaria perché nessuno ci ha chiesto e ci ha aiutato a farlo.